eccoci di nuovo in compagnia delle nostre esperte in fatto di beauty e benessere. Io oggi parlo con Elisabetta di Acqua di Rose. Ciao a tutti gli ascoltatori. L'ultima volta ci hai spiegato cos'è il presso massaggio e oggi noi vogliamo continuare in quella direzione parlando di un trattamento che va a braccetto con questo massaggio ed è lo scrub. Ci puoi spiegare in cosa consiste? Allora, lo scrub aiuta tantissimo il rinnovamento cellulare della pelle e l'aiuta a renderla solidificata e compatta e luminosa. Ovviamente si abbina bene a tantissimi trattamenti ed è per questo che noi la consigliamo anche con questo massaggio, perché così rende la pelle più ricettiva e più bella. Se ho in programma di andare al mare, quanto tempo prima mi consigli di fare uno scrub? Una settimana prima / due settimane prima, per rendere la tua pelle più ricettiva al sole, per una tintarella fantastica anche. Immagino che in fatto di scrub ci siano poi tantissime varianti, tante miscele diverse. Come faccio a scegliere quella più adatta a me e al mio tipo di pelle? Puoi tranquillamente scegliere quale scrub più adatto a te, ovviamente, che deciderò anch'io per te. Noi abbiamo vari tipi di scrub, tra cui dei semplici scrub che appunto vanno a fare un rinnovo cellulare e vanno a nutrire la pelle, oppure degli scrub più specifici che possono essere sia drenanti che liporiducenti. Quindi potremmo dire ad ogni pelle il suo scrub. Esattamente, assolutamente sì, vanno ad agire in maniera diversa e anche per il semplice scrub, per appunto un semplice rinnovo cutaneo, si può decidere quale tipo in base alla tipologia di pelle, quindi una pelle più sensibile, una pelle più spessa e via via dicendo. Diamo allora un consiglio generico a tutti i nostri ascoltatori che si vogliono preparare per il mare. Quale miscela consiglieresti? Io consiglierei due tipologie di scrub, uno allo zucchero di canna per un effetto nutriente della pelle e invece l'altro, che è un po' più specifico, al sale del Mar Morto, che così andiamo a drenare e a fare un buon effetto osmotico sulla pelle. Io sento parlare di Mar Morto e già penso alle vacanze, quindi corro a fare uno scrub. Ringrazio moltissimo Elisabetta di Acqua di Rose di Germignaga per essere stata con noi e averci dato tanti consigli utili. Grazie mille, ciao a tutti, ciao! Al prossimo appuntamento!